Sarà un weekend da bollino rosso, il ponte della festa della Repubblica, e sarà anche il primo veramente estivo con il sole che splenderà su tutto il nord-est, con l'eccezione di qualche acquazzone sparso domenica in montagna. Sole invitante che si prevede convincerà molti a passare questo anticipo d'estate fuori casa, magari per una gita fuori porto o per un fine settimana al mare. Poi da lunedì le cose cambieranno nuovamente e la settimana inizierà all'insegna del tempo piovoso. Partiranno gli italiani, ma arriveranno gli stranieri a nord-est, soprattutto dall'Austria e dalla Germania, dove si festeggia con le vacanze anche a scuola la festività di Pentecoste il 5 giugno. Inizia quindi così ufficialmente la stagione per le nostre località di mare, ma il viaggio per arrivarci non sarà semplice. I punti nevralgici sono proprio le strade che portano alle località balneari, il tratto di autostrada da Palmanova a Venezia ed ovviamente le vie di accesso al lago di Garda. Tirano invece un sospiro di sollievo i sindaci dell'area di Jesolo. I lavori a Porte Grandi per la messa in sicurezza della cavalcavia sulla Sile slittano a data da destinarsi, ma rimane la preoccupazione, visto che fino a pochi giorni fa erano stati definiti urgenti e inderogabili. Il ponte della festa della Repubblica sarà anche un importante test per verificare sotto stress di traffico l'attraversamento dei confini verso Slovenia e Croazia, dove sono stati reintrodotti i controlli a passeggeri, documenti e veicoli. Intanto, già da mercoledì sera, si è verificato un incidente lungo l'autostrada A13 per un tamponamento tra quattro vetture nei pressi del casello di Terme Ogane in direzione Padova. Tra i feriti e i vigili del fuoco intervenuti con la polizia stradale e il personale del SUEM 118 per i soccorsi e la messa in sicurezza dell'autostrada, dove il traffico è tornato regolare solo dopo le 23.